Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Ti racconto un profumo. Io sono Andrea e lei è Nano da Giardino, versione Fluo. Sono una rana, Sì, rana del giardino. sì, raganella. No, quelle sono velenose. Sì, una raganella. Sono una rana dal giardino. Rana un rospo da giardino, è un po' più No, il scuro. rospo è scuro, non lo vedi come Sì, sono? E devi stare attenta perché a seconda dei quelle colori vuol dire rane che si appiccicano, quelle. che ti potrei mangiare. Oppure, che ne so, potrei essere una mantide. Lo sai cosa fanno le mantidi agli uomini, no? Della loro razza Lo e i sai cosa maschi. faccio io alle mantidi? Alle Eh? mantidi non faccio niente, però a te potrei farlo. Ci Ciao vediamo dopo la sigla. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, avevo voglia di verde perché mi piace il verde, ma non siamo qua per presentare una puntata di note verdi, ma siamo qui per parlare di agrumissimi, freschissimi. Per quello ti sei vestito da bergamotto. No, il bergamotto proprio così di sto colore no. Ci sono stata nei campi di bergamotto e ti dirò, l'ho fatto anche perché guardate, iniziamo dal primo profumo che è in tinta. Questo è La Perla Villa Sorrento. Sorrento. Questa è la linea alta di La Perla. E queste confezioni sono bellissime, in più sono tutte pastellose, mi piacciono tantissimo. Ok. Degli agrumi quasi canditi. Io li trovo abbastanza aspri. No, invece a me Un po' ricordano. floreali. No, a me lo sai che mi fanno venire in mente quelle le gelee alla frutta. Mamma che buone! Lui è perplesso, per me è proprio tutte quelle gelee quando ero piccola, impazzivo per le gelee, era la cosa che mi piaceva di più della cioccolata. Ne avrei mangiate e soprattutto mi piacevano non alla fragola, ma quelle agli agrumi. Mandarino e limone erano le arance erano le mie gele preferite. Sai cosa mi ricorda? Quando sbucci il mandarino, però non ancora abbastanza maturo, quasi verde ancora. Quella botta di freschezza acidula, fredda. Sì, c'è una freschezza. Allora, è un agrumato con delle nuance verdi, però a me ricorda, non so perché, le caramelline, quelle gelatinose. Non lo so. Ma tu le mangiavi? Sì, Ma ma forse non tante. non me ne ricorda. Mi verrebbe in mente un sorbetto, Comunque, è ma nel super. mio caso è fame, non è altro. No, invece per me è sfizio. Vorrei Allora, qualcosa di sfizioso. Ambrogio? Però noi Ferrero Rocher, appunto, preferisco più le Allora, gelatine. non so bene. Mi piace effetto fresco, rinfrescante di questa fragranza. Non so quanto la indosserei, però quando hai bisogno di qualcosa di poco impegnativo che ti dà quella rinfrescata, questo sicuramente Mi lo piace. consiglierei. E poi sono belli Mi flaconi piace il anche flacone, da sì. collezionare. Sono bellissimi. Sembrano quasi delle bottiglie di quelle di vetro, quelle di Venini. Sono belle. Questa è poi la versione 30 ml, ancora più sfiziosa. Ok, Diesendurga, voglio Diesendurga, non sto Diesendurk. aspettando altro. Eccolo, vai, tiè, fammi vedere. Anche perché sono curioso della nota del pisello odoroso. Non riesco ad Mi aprirlo. immagino come sarai molto curioso della nota del pisello odoroso. Io non l'ho mai sentito il pisello odoroso, Io quindi ce li non. avevo nel giardino. Comunque, come si chiama? Non l'hai fatto Bistro vedere. Waters, Bistro Waters, Facciamolo yes. vedere. Oh, com'è speziato. Sì, è speziato e ci sento anche dei legni. È un po' ruvido. È Un po' molto è ruvido. un po' maschio, non lo so perché mi dà l'idea di un bel maschione. Non è per via del pisello odoroso, però mi dà.
Quest'idea, lo trovo sexy. Io l'ho solo pensato, ma lei l'ha detto. Un pisello odoroso che non so di che cosa sa, però questo mi fa venire in mente questa fragranza. Mi piace la parte agrumata, verde, aromatica, contrapposta a delle note speziate calde e questo effetto quasi acquatico di sottofondo. A me piace Bello, ruvido. questa sensazione di appunto non mascolinità, mi dà l'idea, cioè io aspetto da un momento all'altro che entra qua dalla porta un figone testosteronico. Chi? Chi? Non lo so, lo vedo comunque bruno, armato di peli, non glabro. Un po' stile, capitolo, boscaiolo canadese. Mi dà l'idea un po' così. Ha questo tocco un po' di colonia, questo Ecco, profumo. un boschero canadese me lo immagino con un profumo un po' diverso, No, io ma no. Dopo che è tornata a casa e via dicendo, oppure se va in qualche posto di particolare, mi dà un'idea di una colonia. sai cosa? Christian Cosa? Grey, 50 sfumature di grigio. Anche, sì, vestito Sì, tutto elegante, però elegante, un sì. Un non so, nasconde un segreto. segreto. Comunque mi fa venire in mente pensieri impuri questo profumo. Anche a me. Non è per la questione del pisello odoroso. No, no, è particolare. Piace, piace un sacco. Sì. Grazie, è stato un bel regalo. No, questo no, se vuoi ti do l'altro, quello all'ananas. Quello all'ananas non mi ha convinto Quale tanto. ananas? Avevamo parlato dell'ananas. Ah, sai che nell'ultimo periodo vado pazzo per le note fruttate? Non Sì. so per quale motivo, sarà la fame sempre. Magna. Ma quando fa caldo non ho molta fame, quindi mi imbottisco di frutta. Allora, by Kilian, Cologne, Shield of Protection, ovviamente lo scudo di protezione sui lati c'è sempre sui flaconi di Kilian. E adesso questo è pazzesco. Adesso mi piace tantissimo il colore. A me non solo il colore, Il mi piace il profumo creato profumo. da Caris Becker, io la adoro, quindi. Mamma, questa. Cioè, è una cosa pazzesca. Allora, quella era sexy, questo non è sexy, ma c'è questa apertura fresca, floreale, Quello era sexy, agrumata. questo è un po' malizioso. Floreale, agrumata verde. È un. Si amalgamano tutti insieme, esce un po' uno, un po' un altro. Non c'è un. È Parlato, pazzesco. io mi godo il profumo. È pazzesco. È veramente pazzesco. Allora, bell'agrumato, Sì, verde, sì, verde, sì. ma anche nello stesso tempo succoso, dolce. Sì, c'è Un qualcosa. po' aromatico. Dei fiori ma delicati e gentili, non che ti prendano a Sì. schiaffoni. Pulito. Pulito, sì. Per non so per quale motivo mi richiama in mente in qualche modo Cologne Indelebile di Frédéric Malle, No, a me ma per questo senso di asprezza, di tipo di arancio amaro, quella sensazione, cioè quel tipo di agrumato. Questo va nella direzione diversa, leggermente più floreale, un po' più pulita. comunque, raga, cioè, Mi piace, ma abbiamo sentito tre. Diersdurga, Bistro Waters, mi Vabbè, piace di più. ma quello è più sexy. Questo invece mi dà l'idea, non lo so, di qualcosa di uno chic. Mi dà l'idea di. Sai quando devi andare a un party, magari d'estate, bordo piscina, questo sarebbe un profumo perfetto. Sì, ma. Un profumo, non lo so, hai presente tipo quando hai un faro addosso che ti illumina? Questo lo vedo l'equivalente, cioè un profumo che comunque si fa sentire, ma non nel classico modo di una fragranza invadente, ma per quanto è bella la composizione, Sì, concordo, mi piace concordo, veramente tanto. concordo. Cioè, se passate con questo profumo è impossibile. Che non, cioè, che nessuno vi dice nulla. È difficile che troverete chi dice non mi piace. È una bella fragranza. Se non piace, perché magari non è il genere, no? Però.
È una bella fragranza. Sai cosa mi dispiace dei nuovi Kilian? Io adoravo i cofanetti, mi piacevano tantissimo gli Ah, occhi erano cofanetti, belli. quelli erano bellissimi. Lo so. Ovviamente così è un po' più meno ingombrante come cosa, però i Sì. cofanetti erano bellissimi. Sì. E Bello. però tutto carta è meglio, Sì, ecco. sicuramente meglio. Allora, avete sentito queste tre fragranze? Vi piacciono? Ci sono altre fragranze dei brand che vi piacciono? Scrivetecelo nei commenti, scriveteci quanto male sta a Vanessa questo verde. Io adoro il verde, sta Sì, bene. io lo so che lo adori, anch'io lo adoro, ma ti sbatte un po' la cera, No, no, forse no, no? per Ah, l'armocromia va benissimo. c'è il rossetto sbavato. Sempre deve dire delle stronzate. Vai a sentirti un po' di piselli, di fiori di pisello, va? Così Con questo io direi che possiamo chiudere. ritorni di buon umore e non rompi le scatole. Sì, ci vuole un caffè, un altro caffè. È stato un piacere. Seguite, follow, Sì, leggete cosa c'è scritto mettete anche sotto. la campanella perché noi adesso dovremmo riapparire un po' di più finalmente, però mettete la campanella e poi venite anche sui nostri social perché troverete dei contenuti inediti sempre sui profumi super interessanti. Ciao ciao.